È importante che subito abbiate un'idea di quella che è la struttura, cioè noi faremo complessivamente 9 giornate di formazione che prevedono un primo momento di conoscenza con le persone, capire bene quali sono i loro ruoli, le proprie responsabilità, come sono inserite all'interno dell'organizzazione. Ma l'aspetto immediato, mentre importante, è quello dell'assessment. Questo è un percorso che lavora moltissimo sulla persona e proprio sullo sviluppo che deve partire da una nuova consapevolezza di sé attraverso uno strumento che si chiama 360. Magari molti di voi lo conoscono, noi lo utilizziamo in moltissime situazioni e devo dire che questo è uno strumento di grande efficacia, soprattutto per le persone che già operano all'interno dell'azienda, no? Quindi spesse volte nelle nostre aziende, come dicevo, se si fa un momento iniziale di valutazione è difficile, a meno le aziende che sono meno strutturate, che possano poi continuamente, come dire, avere un po' il polso, no? Di quelli che possono essere i cambiamenti delle vostre persone, quindi su come cambiano le competenze, no? E quindi questo è uno strumento estremamente interessante di cui vedremo poi come è articolato. Importantissime saranno anche le sessioni di coaching. Le sessioni di coaching sono quelle che consentiranno alle persone di avere dei momenti one to one in cui si racconteranno, si riconosceranno anche rispetto a quello che sarà l'output del profilo emerso dell'assessment e proporranno degli obiettivi di miglioramento. Questo è importante perché in tutti i nostri percorsi in cui la filosofia non è solo quella, come dire, di darvi degli strumenti per apprendere velocemente e di misurare quelle che sono le vostre capacità, ma soprattutto poi andare a capire come andare a elaborare un progetto di cambiamento, un progetto di miglioramento, ecco, perché ovviamente la formazione per essere efficace deve dare dei risultati, quindi il coaching è uno strumento utilissimo. E poi c'è la mezza giornata finale di follow up in cui tiriamo un po' le somme di tutto, no? Quindi come è andata, come non è andata, ma soprattutto anche quelli che possono essere stati, andiamo a codificare i momenti di crescita dal primo giorno del corso alla fine, no? Quindi c'è proprio una consapevolezza molto puntuale sia nella fase di partenza, quindi di capire chi sei, no? Di capire dove vuoi arrivare, cosa vuoi migliorare di te e sulla base di questo andare a costruire un percorso. Il 360 quindi renderà consapevoli le persone dei propri comportamenti. Vogliamo soprattutto puntare sui punti di forza delle persone per andare a individuare, come dicevo, le aree di sviluppo. Questo tipo di assessment è importantissimo perché, dicevo, perché serve alle persone che lavorano, perché non solo, come dire, avremo la possibilità di fare un'autovalutazione di noi stessi, ma soprattutto andrà a lavorare questa valutazione su quelli che sono almeno tre altre aree all'interno dell'azienda, che possono essere il proprio manager di riferimento, i colleghi e anche i collaboratori. Noi questo lo facciamo spesso anche per figure di alto profilo. Come dicevo, l'induction l'abbiamo già visto, quindi soprattutto capire chi siamo all'interno dell'organizzazione, ma il nostro ruolo e quali responsabilità dobbiamo assumere in funzione di quello che facciamo e di quelle che sono le attese dell'organizzazione. Il coaching, l'abbiamo detto, sono previste tre sessioni in cui si stabiliscono proprio i piani di miglioramento e poi il momento, come dicevo, della verità per capire dove siamo migliorati, che tipo di impatto ha avuto questa formazione già
nei mesi in cui ho frequentato questo corso, perché mentre nel primo caso, il 6 Scalt, noi organizziamo queste attività in 8 giornate molto concentrate, questo perché l'editore ha veramente pochissimo tempo ed è spesso fuori per lavoro, in questo caso invece noi diluiamo un po' di più il percorso. Questo è importante da sapere, perché spesso volte anche le aziende ci chiedono, ecco, di non togliere troppo tempo al lavoro, no? E quindi il programma dei talent è proprio stato sviluppato e caratterizzato con questo tipo di logica. Crescita sì, graduale, verifiche continue in azienda. È molto importante che la persona anche comunichi molto con il proprio capo durante questo periodo, perché lui deve coinvolgerlo sulla propria crescita, deve aprirsi, deve trovare una nuova modalità di comunicazione. Allora, siccome i capi sono sicuramente interessati alla crescita delle persone, ecco, è un momento ideale, e secondo noi anche di crescita dei propri capi, perché i capi cominciano a vedere che i propri collaboratori cambiano e stanno diventando adulti. Effetto carta assorbente, no? Esatto. Quindi è importante appunto che questo programma, che sono tante giornate, sono mi pare una decina, però vengono divise, c'è il calendario, adesso devo trovarlo subito, ma in modo tale che possiate avere un'idea di come dal punto di vista temporale, ecco, dal 4 maggio inizia e finisce al 23 di novembre. Questo quindi vi dà un po' l'idea proprio di questa crescita graduale, confronto continuo e anche, come dire, messa in discussione di se stesso, no? Perché non puoi cambiare da oggi al domani, no? E quindi tutto deve passare attraverso un processo di interiorizzazione, di verifica, di capire meglio te stesso, di capire meglio i tuoi colleghi, di avere punti di vista diversi. Perché il coaching è importantissimo oggi? Quando si dice che siamo sempre stati abituati a fare una certa cosa in un certo modo, no? E da domani sarà sempre più importante invece avere la possibilità di cambiare idea, no? Di sentire un altro parere, un'altra opinione. Cioè l'innovazione passa attraverso queste cose. Quando si diceva facciamo venire un uomo che sulla comunicazione possa incidere, no? È perché è un processo culturale. Quindi voi capite che un arricchimento di questo genere passa sicuramente attraverso un periodo di tempo che va assolutamente, come dire, pesato e in cui ti metti molto in discussione.